Uniti nelle difficoltà, gli italiani alle prese con l'epidemia di coronavirus, in un giorno speciale, oggi, festa dell'unità del paese. Uno sforzo corale mentre i numeri dell'infezione restano alti, aumentano gli ospedali attrezzati per il Covid e anche, purtroppo, i comuni zone rosse. Autocertificazione, si cambia il nuovo modulo del Ministero dell'Interno pubblicato oggi, contiene un importante campo in più, si deve dichiarare che non si è positivi né in quarantena. Per la prima volta il santuario chiuderà per qualche tempo, l'annuncia il rettore di Lourdes a seguito delle misure francesi anticontagio, ma non si ferma la preghiera che continuerà ad essere diffusa dal santuario mariano sui Pirenei. A Santa Marta il Papa prega per gli anziani che sono soli e nella paura. Sono la nostra storia e la nostra saggezza, ha detto Francesco. Il calcio si ferma, l'UEFA ha deciso, il campionato europeo slitta al 2021 per l'emergenza coronavirus. Adesso è in calendario dall'11 giugno, inaugurazione a Roma, all'11 luglio, finale a Londra dell'anno prossimo. Io suono a casa. Da casa è l'iniziativa e l'invito di tanti cantanti a restare tra le proprie quattro mura, tanto da predisporre dei mini concerti da seguire via internet. E dunque altra giornata, benvenuti al TG2000, altra giornata difficile per l'Italia. I dati appena diffusi dalla Protezione Civile segnalano sempre un alto numero di contagi, quasi 3.000 in più rispetto a ieri. E allora sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Luigi Ferraiuolo. Per quanto riguarda le persone attualmente positive, registriamo un incremento di 2.989, il numero delle persone positive complessivamente è 26.062. Questa sera registriamo purtroppo ancora 345 deceduti per un totale di decessi di 2.503. Mentre il bilancio dei contagiati dal virus, dettato dalla Protezione Civile, diventa sempre più tragico, la Presidente della Commissione europea chiede che i cittadini dell'Unione bloccati all'estero possano tornare a casa, anche se dovranno sottostare alla quarantena. Drammatico il bilancio delle vittime nella Bergamasca, dove dall'inizio della crisi sono morte 405 persone per il virus. Intanto nel carcere di Voghera, nel Pavese, il primo detenuto italiano è risultato positivo. Sono 8.000 le persone denunciate nel corso dei 170.000 controlli eseguiti ieri dalle forze dell'ordine. La cifra di chi trasgredisce all'obbligo di stare in casa è in aumento del 10% circa. L'appello è a non muoversi se si vuole tutelare la salute. Il diario del virus in Italia vede una nuova stretta sui collegamenti. Chiuso l'aeroporto di Ciampino ai passeggeri, chiude anche il Terminal 1 di Fiumicino, che continua a lavorare solo con un gate a scartamento ridotto. Una situazione disastrosa che ha fatto dare il via libera a nuovi aiuti per l'Italia. Aumenta il numero di comuni chiusi d'imperio dalle autorità. Dopo i 5 Campani e la città di Medicina in Emilia-Romagna, sono stati chiusi Moliterno in Basilicata e Montebello Ionico in Calabria. Praticamente chiusa, con la riduzione al minimo dei collegamenti personali, non delle merci, anche la Sicilia, per evitare un contagio di ritorno dal nord. Intanto ha aperto a Roma a tempo di record una quinta struttura Covid, che si aggiunge alla rete degli hub dedicati al coronavirus. Il Covid-5 sarà attivo all'Eastman Policlinic Umberto I e a Napoli apre i battenti la struttura analoga del Loreto Mare, riconvertita tutta al virus. A Milano il servizio di metro riorganizzerà gli spazi nei vagoni per dare più distanza tra ogni passeggero. Quello che ciascuno di noi può fare, deve fare per fronteggiare l'emergenza è spostarsi solo in caso di necessità. Ieri oltre 8.000 persone sono state penalmente denunciate per non aver rispettato questa disposizione. E da oggi cambia il modulo di autocertificazione. Ci spiega tutto Clara Iatosti. Stretta sulla quarantena, troppe le persone incoscienti che da nord a sud l'hanno violata, allargando il contagio. Così il Viminale ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione. Rispetto al precedente aggiunge una quinta voce alle quattro già presenti nel modulo necessario per giustificare gli spostamenti. Da oggi, per allontanarsi dal proprio domicilio, il cittadino dovrà dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena, né di essere risultato positivo al coronavirus o entrato in contatto con una persona contagiata. In pratica diventa una specie di autodenuncia per la persona trovata in strada in difetto. A quel punto scatterà la denuncia per il reato di procurata epidemia colposa, reato gravissimo che va dai 3 ai 12 anni di carcere.
Come prima è permesso uscire solo in caso di comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il nuovo modello è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno, dovrà essere compilato e, ulteriore novità, dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell'ordine che avranno accertato l'identità del cittadino. Tutto questo per evitare di dover allegare fotocopie di documenti. Le autocertificazioni verranno, come sempre, verificate a posteriori dalle forze dell'ordine. La situazione in Lombardia purtroppo è drammatica, ormai agli sgoccioli i posti in terapia intensiva ed è una lotta contro il tempo per allestirne di nuovi. E noi ci colleghiamo con il nostro Luciano Piscaglia da Milano. A te la linea, Luciano. Buonasera dal Castello Sforzesco. Anche oggi, come potete vedere, Milano è quasi deserta. La maggior parte dei milanesi rispetta le regole e resta in casa, sperando che l'epidemia non sfondi in città, per citare l'auspicio del sindaco Giuseppe Sala. L'aumento dei casi registrati in Lombardia è costante anche oggi, non c'è la temuta crescita esponenziale, lo ha sottolineato l'assessore regionale alla sanità Giulio Gallera poco fa aggiornando i dati. Siamo a 16.220 casi, 1.971 in più rispetto a ieri. Le ospedalizzazioni oggi sono state 782, un po' meno di ieri. I ricoveri in terapia intensiva sono saliti a 879, 56 in più rispetto a ieri. Ci si sta avvicinando pericolosamente al limite dei posti disponibili, che sono saliti a 1038, mentre si aspetta l'allestimento del nuovo ospedale in zona Fiera. 220 i decessi nelle ultime 24 ore. Una situazione quindi che rimane molto delicata, ma anche in questa situazione c'è chi non si ferma e continua a spendersi per i più poveri e fragili. È il caso dell'unità di strada della Fondazione Progetto Arca, ad esempio, una delle pochissime che ancora attraversa la notte di Milano per offrire assistenza ai senza fissa dimora, ai tanti che devono sopravvivere per le strade di Milano anche nei giorni del coronavirus. Vediamo il servizio e al termine la linea tornerà allo studio. Il camper della Fondazione Progetto Arca si prepara a partire per la ronda notturna alla ricerca dei senza casa, di chi sopravvive per strada. A bordo un operatore sociale ed un'infermiera. Davanti a loro una Milano deserta. È uno dei pochissimi rimasti a compiere questo prezioso servizio in questi giorni di emergenza sanitaria. In prima battuta abbiamo ridotto il numero di personale così da poter mantenere le distanze di sicurezza sui mezzi e soprattutto nel contatto e nella relazione con l'utente. In secondo luogo diminuito i tempi di relazione. A chi incontreranno sulla strada offriranno cibo e prodotti igienici, ma anche mascherine e gel igienizzante, oltre alla possibilità di misurare la temperatura. Secondo me è il momento in cui l'essere infermiere è il momento più vero, nel senso che sei a contatto con la persona e questa persona ti ascolta, cioè ha bisogno di quell'informazione per dare una svolta ad alcuni aspetti della sua vita, perché l'altra sera facevano tenerezza persone che non riescono a farsi una doccia, che però prima di prendere il pasto mettevano il gel sulle mani. È anche questa una frontiera estrema e poco conosciuta, ma non priva di rischi, della lotta contro il coronavirus. Non facciamo altro che fare la nostra professione e svolgerla al meglio, tenendo conto appunto delle normative e proteggendo noi stessi e le persone che incontriamo. Ho la fortuna di poter lavorare così sulla strada e a correre relativamente dei rischi. Se penso ai miei colleghi che sono negli ospedali, che sono a contatto tutti i giorni con persone infette, e la paura che devono avere in questo momento, ma si va avanti a fare questo lavoro, si va avanti a fare con forza. E in soccorso di anziani e malati intanto scendono in campo migliaia di volontari. A Roma la Caritas aiuta per la spesa, l'acquisto di farmaci, il ritiro di ricette mediche, senza dimenticare anche semplici telefonate per fare compagnia. Vito De Torre. In pochi, ben distanziati, in fila per entrare nel supermercato. Siamo a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, scene purtroppo diventate abituali in una Roma deserta. A pagare il prezzo più alto dell'emergenza coronavirus sono gli anziani e i poveri. Per loro mangiare, fare la spesa è diventato un problema enorme. Gli operatori della Caritas di Roma hanno raddoppiato gli sforzi per non lasciare nessuno da solo. Sei riuscito a fare la spesa?
Tu sai che per qualsiasi cosa non ci siamo. Hai bisogno di qualcosa? Si inizia dall'emporio della Caritas. Surgelati, cibo in scatola, pasta, detersivi e poi si parte. Il portabagagli carico di scatoloni, il cuore pieno di solidarietà. Il giro di consegne di Simona sarà lungo, casa per casa, tutte le persone contattate stamattina al telefono che hanno chiesto aiuto. Eccoci. Sono premunita pure io. Come stai? Bene, per il momento. Tutto a posto? Tutto a posto. La paura più grande è quella di non poter aiutare a sufficienza gli altri. La voglia di aiutare tutti è tanta e questo supera la paura di essere, tra virgolette, contagiati. Restare a casa non è facile per chi vive in queste condizioni, in povertà. La mano offerta dalla Caritas di Roma è ossigeno vero, ossigeno che arriva dal Vangelo. Loro veramente sono importanti perché una volta a settimana vengono da tanto tempo. Poi adesso la situazione è così, se no altrimenti si fermano, si fanno due chiacchiere, ci prendiamo un caffè. Ci siamo scambiati i numeri di telefono con lei, con altre persone, perché comunque sia un contatto umano. Immenso e gravoso l'impegno dei medici in prima linea in questa crisi. Ne servirebbero di più e allora anche i neurolaureati in medicina potranno dare una mano negli ospedali senza l'esame di abilitazione. Ci spiega questa misura d'emergenza Massimiliano Cocchi. 10.000 medici pronti ad entrare immediatamente in servizio, ad affiancare i loro colleghi stremati dalla lotta all'epidemia. Il decreto Cura Italia, varato ieri dal governo, tra le altre cose prevede la cosiddetta laurea abilitante, ovvero i giovani medici che hanno già superato il tirocinio saranno automaticamente abilitati alla professione senza dover sostenere l'esame di Stato. Questo vuol dire appunto che 10.000 medici sono pronti a prendere immediatamente servizio. I soldi per le loro assunzioni sono già stati stanziati. Si tratta di una iniezione di energie fresche in un sistema sanitario allo stremo e con circa 2.000 tra medici e infermieri contagiati dal virus. Ai neodottori si affiancheranno i medici e gli infermieri laureati all'estero che non avranno bisogno di attendere il riconoscimento dei titoli di studio. Si potrà trattenere in servizio il personale che dovrebbe andare in pensione e in attesa di aumentare i posti letto negli ospedali pubblici si potranno utilizzare mezzi, locali e personale delle strutture private. Se necessario, infine, si potranno requisire anche gli alberghi per ospitare le persone in quarantena. Unità nella difficoltà. A questo sprona il presidente Mattarella, gli fa eco il premier Conte, mentre il governo dà fondo a tutte le risorse per sostenere le imprese. L'emergenza economica, infatti, preoccupa quanto quella sanitaria. Augusto Cantelmi. Il clima di difficoltà e di sofferenza rende necessaria ancora più unità nel messaggio del Capo dello Stato in occasione del 159esimo anniversario dell'Unità d'Italia, l'invito all'intero Paese al senso di responsabilità, quella responsabilità invocata anche dal Premier Conte necessaria per ripartire a testa alta. Ma ora si deve superare l'emergenza sanitaria ed economica. Nel decreto Cura Italia, il cui testo ancora non viene pubblicato, una serie di misure per imprese e lavoro di circa 10 miliardi. Noi abbiamo provato a fare il meglio di noi stessi in questo decreto, sapendo che abbiamo dei limiti, come tutti. Ma è il massimo che potevamo fare in questo momento. Tra le misure previste la cassa integrazione per tutti i lavoratori fino a 9 settimane anche per le aziende con un solo dipendente, stop a mutui per la prima casa per 18 mesi, anche per gli autonomi, la quarantena viene equiparata alla malattia. Per partite IVA e autonomi un'indennità di 600 euro, una tantum e ancora stop a tasse IVA fino al 31 maggio per i settori più colpiti, circa 3 miliardi invece per il sostegno a piccole e medie imprese. Previsto anche un aiuto al reddito di lavoratori, dipendenti e autonomi. Intanto il governo sarebbe già al lavoro ad un nuovo decreto per aprile di oltre 20 miliardi. L'Europa si blinda, altri paesi cominciano ad adottare le stesse misure prese dall'Italia. Trump prevede che l'emergenza durerà fino a luglio-agosto e il resto del mondo è alle prese con il coronavirus. Vediamolo allora nel servizio di Maurizio Dischino. Con prudenza la Cina prova a tornare alla normalità. Le attività sportive stanno riprendendo, diversi musei pubblici hanno riaperto e i rinforzi sanitari cominciano a lasciare la provincia di Hubei, focolaio della pandemia di Covid-19. Confortano gli ultimi bilanci quotidiani. Ieri un solo contagio a Wuhan e 13 decessi nel paese, che è arrivato a 81.000 casi e 3.200 morti.
Nel mondo sono oltre 7.000 i morti e 185.000 i contagi in 159 paesi. Adesso a tremare è l'Europa, considerata centro della pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo in questi giorni diversi paesi stanno seguendo le misure già prese in Italia per contenere la diffusione del coronavirus. La Spagna, quarto paese al mondo per numero di casi con oltre 11.000 contagi, ha dichiarato lo stato di emergenza con un piano di 200 miliardi di euro. Ha vietato gli spostamenti ed ha chiuso le frontiere. Chi rientra dalla Francia è invitato dalla polizia a stare in isolamento per 15 giorni. Anche in Francia, infatti, emergenza sanitaria, la gente tende a scappare dal paese. A Bardonnay oggi lunghe file di macchine in fuga verso la Svizzera. La Gran Bretagna ha fatto marcia indietro, ha cominciato ad applicare misure restrittive e a stanziare fondi per fronteggiare il nuovo coronavirus. In Africa oltre la metà dei paesi ha segnalato contagi, Liberia, Benin e Tanzania gli ultimi. In America del Sud tutti i paesi sono coinvolti, tra cui il Venezuela, da dove la gente adesso ha un motivo in più per scappare. Negli Stati Uniti il presidente Trump ha dovuto cambiare atteggiamento davanti al crescere di contagi arrivati a 4.400. Meno perplessi gli americani che per paura hanno preso d'assalto i supermercati. L'UEFA ha ufficializzato oggi il rinvio degli europei di calcio al 2021. Nella nota il presidente Aleksandr Čeferin dice che in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità, ha detto. Per decidere invece sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio, secondo il presidente del CONI Giovanni Malagò, bisognerà aspettare ancora qualche settimana. E per la prima volta nella sua storia il santuario di Lourdes chiuderà per qualche tempo a seguito delle restrizioni disposte per l'emergenza Covid-19, ma la preghiera alla Vergine continuerà grazie ai cappellani. Sentiamo Nicola Ferrante. Chiuso ai pellegrini ma aperto, anzi spalancato alle preghiere. L'emergenza coronavirus costringe alla chiusura anche il santuario mariano di Lourdes in Francia, proprio oggi che comincia la novena, che comunque si continuerà a recitare fino al 25 marzo per implorare la fine della pandemia. Stamattina un tweet, lo vedete, di Monsignor Dumas, rettore del santuario, annuncia che per la prima volta nella sua storia il santuario chiuderà per qualche tempo. Già nei giorni scorsi erano state disposte alcune misure preventive come la chiusura delle piscine o l'accesso soltanto dall'altra parte della grotta. Ora arriva la misura più drastica. 162 anni fa le apparizioni a Bernadette, diti ai sacerdoti, le dirà la signora, che si venga qui in processione. Adesso quelle processioni sono sospese, ma la fede invece no, prosegue, e anche il rosario su TV 2000 continuerà ad andare in diretta grazie alla presenza dei cappellani, gli unici che possono restare nel santuario. Siamo qui i cappellani dalle 7 del mattino alle 20:30 di sera a pregare per far sì che questo santuario sia veramente il polmone della preghiera per il mondo intero. Oggi abbiamo iniziato anche la novena a Nostra Signora di Lourdes e quindi abbiamo iniziato anche questi 9 giorni di preghiera intensa perché la Madonna metta lei la mano. Ecco, su questa situazione difficile per il mondo intero a causa di questo virus. Il Signore sia vicino e dia forza ai nostri anziani in questo momento. Francesco offre per questa intenzione la messa del mattino, celebrata da casa Santa Marta, e invita a saper perdonare sempre e con il cuore. Il servizio di Cristiana Caricato. Io vorrei che oggi pregassimo per gli anziani che soffrono questo momento in modo speciale, con una solitudine interna molto grande e dalle volte con tanta paura. La preghiera per i nonni all'inizio di una nuova settimana di lotta contro il coronavirus. Papa Francesco, nella messa mattutina a Santa Marta, dedica il primo pensiero agli anziani, spesso sorpresi in solitudine dal Covid-19, spaventati per un'epidemia che sembra prediligere i capelli bianchi. La loro saggezza, confinata in casa, distanti da chi amano. Nell'omelia il Papa parla anche del perdono e delle famiglie in cui vendette e rancori hanno distrutto legami e affetti. L'odio è il tesoro del diavolo, ricorda Francesco, si accovaccia tra i risentimenti per distruggere, ma l'amore di Dio è più grande. Quando Dio ci perdona, dimentica tutto il male che abbiamo fatto.
Qualcuno diceva è la malattia di Dio. Non ha memoria. È capace di perdere la memoria in questi casi. Agli uomini, raccomanda il Papa, è chiesto di perdonare, l'unica condizione per conquistare il cielo. A Bergamo, nonostante l'emergenza gravissima, c'è un'intensa attività pastorale che si manifesta attraverso numerose iniziative online di sacerdoti che cercano comunque, in ogni modo, di stare vicino alle persone e dare loro conforto. Ce ne parla Fabio Bolsetta. Bergamo, una città provata dal Covid-19 che continua la sua sfida contro la pandemia e nel frattempo quella di tenere unita la comunità, grazie anche ai social network. Così nasce dalla diocesi l'iniziativa Buongiorno Gesù. Ogni mattina 40 sacerdoti, uniti anche in un gruppo WhatsApp, registrano a rotazione un appuntamento quotidiano online. Fin da quando le chiese sono state chiuse, le celebrazioni sono state inibite del popolo, dell'assemblea, abbiamo iniziato pian piano a inventarci tutti i modi per poter raggiungere i ragazzi, per poter riuscire a fargli arrivare magari un messaggio di speranza o una voce conosciuta o magari un volto che avevano visto spesso in oratorio e che ora invece vedevano al di là dello schermo. Mentre se il convegno che era stato programmato è saltato, l'appuntamento diventa ora online. Ogni settimana Don Massimo Maffioletti, parroco di Longuelo, registra un video per il cammino della Quaresima della domenica in assenza della celebrazione eucaristica. Il video vorrebbe essere una possibilità di incontro. Non stiamo portando la comunione nemmeno ai nostri ammalati, il che francamente non è poco. E mi dispiace. Riusciamo a comunicare attraverso questi strumenti che fino all'altro giorno ci sembravano quasi quasi negativi e adesso invece sono l'unico strumento forse che ci permette davvero di non farci sentire soli in mezzo alle nostre case. E a questo punto non guasta fare un piccolo ripasso delle corrette abitudini e delle norme igieniche da tenere sempre presente per noi e per chi vive con noi. No, ci sono dei problemi. Allora, io sono da casa. Passiamo direttamente alla musica, ovvero la musica non si ferma. Molti artisti hanno deciso di stringersi in maniera virtuale intorno ai loro fan attraverso improvvisati concerti in rete. Dunque la musica non si ferma, come tutta l'arte, e ci aiuta a liberare la fantasia e la voglia di vivere. Silvio Vitelli. Una di notte c'è il coprifuoco, Pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Sembra scritta proprio per questi nostri giorni, invece è del 1974. Edoardo Bennato ripropone via social la sua Bravi Ragazzi. Insieme a lui decine di altri cantanti si esibiscono via web per colmare la distanza che la quarantena ci impone. E che scalerò, 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 come no. Da casa alcuni fanno veri e propri concerti in diretta. L'hashtag Io sono da casa unisce coloro che sostengono l'iniziativa di un gruppo di testate musicali online che raccoglie allo stesso tempo donazioni di SMS e telefono per l'ospedale Niguarda di Milano. C'è chi, come Alex Britti, va oltre, offrendo a distanza lezioni di chitarra. Aneddoti, trucchi, dritte del mestiere, pedali, tutto quello che volete sapere, io sono qui. Qualcuno trasforma il testo di un suo grande successo per adattarlo alla situazione attuale. Gente come noi che sta sempre in casa perché ha capito che così se la cava. Registrazioni chitarra e voce che ben si adattano a questo momento, come calzano a pennello brani scritti prima di questa emergenza, come nel caso di Levante ed Ermal Meta. Per domani mi ripeti che andrà tutto.
tutto bene. Finirà bene. Finirà bene. Finirà bene. Finirà bene, sì, come nel film La vita è bella, rievocato da Gigi D'Alessio.